Sapete, un carissimo amico di questo programma e anche un caro amico mio personale, Ivan combatte contro una malattia importante che piano piano gli ha tolto l'utilizzo delle gambe e è una malattia degenerativa. Ma lui combatte, lui è un lottatore. E fra un po' ci mostrerà il suo ballo oggi che ha preparato per noi, come ormai da tradizione. Questo programma sapete che è arrivato alla sua 11ª edizione e da quando conosciamo Ivan, ovviamente ogni anno è venuto nelle ultime puntate, questa è l'ultima settimana del nostro programma, dell'edizione invernale e ovviamente noi vogliamo essere con lui anche oggi. C'è un progetto per... Esatto. Premio Eleonora Lavore, che siamo Premio giunti Eleonora alla Lavore per undicesima ricordare edizione, questa sì. grande poetessa che E mia purtroppo sorella è Eleonora, mancata a 15 anni. esatto, purtroppo sì, e lei aveva la passione di cantare, era una cantautrice, una poetessa, però gli piaceva stare dietro il palco. Infatti il premio nasce proprio per valorizzare il talento e attenzionare temi importanti, come ben tu sai, che ci ospiti spesso, che è l'autismo, che noi da 12 anni portiamo avanti insieme a Samuele, che Bravo. salutiamo, e a Daniele, con il brano Bravo. Diverso da chi, composto anche dal maestro Alex Paravano, che saluto. E do un Grazie. abbraccio ai miei presentatori, Angelo Martini e Pamela Olivieri. Ne approfitto. Il Grazie, bravi, 15 giugno, grazie. visto che Fate queste siete dei cose grandi della anche per il musica, siete sociale. tutti invitati. Il 15 Bene. giugno al Teatro degli Eroi. Grazie, grazie a te, Eleonora. Allora, vai Ivan. Siamo con te, insieme a te, attraverso le tue gambe, le tue braccia e il tuo corpo, a ballare e a lottare con te. Ivan Cottini. Alla mattina del risveglio, dall'occhio destro non ci vedevo quasi per niente. Cosa sarà, cosa non sarà? C'è una forza in noi, amore mio. Nel giro già di 3 settimane, un poco più, avevo già la diagnosi, sclerosi multipla. I primi mesi sono stati veramente durissimi psicologicamente perché vedi il tuo corpo che lentamente ti incomincia, no, a non rispondere più bene. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della Poi bene o male c'è stato adesso negli ultimi anni un periodo abbastanza di quiete nella malattia, così ho potuto lavorare molto sulle parti del corpo buone che mi erano rimaste e da lì è venuto fuori che ho scoperto la danza ed è fantastico perché per me è diventata come una cura, perché io con la danza riesco a prendere a calci nel sedere la malattia. E non stavo in piedi, avrei voluto aggrapparmi a un ricordo soltanto per vivere. E griderò forte, ma non starò meglio. Cado, ma in fondo me lo merito, il fondo è così gelido, no. Bravo, ti stanno applaudendo dall'altra parte dello studio tutti gli amici che ringrazio e saluto. Ciao, grazie di Ciao essere stati ragazzi.
stati con noi, riusciamo a vederli. Eccoli qua. Ciao, ciao a tutti, ciao. E grazie per averci accompagnato in questi mesi di Storie Italiane. Come stai, Ivan? Un po' col fiatone, piano piano, io intanto parlo così prendi fiato, dai, respiro. Alti e bassi. Tu sai che questo sicuramente oggi sarà il mio ultimo ballo qui da voi, perché ormai siamo arrivati e ho deciso io, entro l'inverno che verrà, di smettere con la danza. Perché non ce la fai più, Ivan? Perché, cara Ele, la malattia va avanti, comincio ad avere difficoltà alle braccia, i tempi di recupero sono sempre più lunghi e poi ogni volta mi faccio sempre più male. E poi mi aspettano anche delle nuove sfide, delle grandi sfide, e devo essere pronto, devo avere l'energia giusta per affrontarle. Ma tu ce l'hai l'energia giusta, Ivan? Sì, io l'energia ce l'ho appunto perché devo fare delle scelte e incanalizzare questa energia che mettevo nella danza per queste nuove sfide. Che scelte sono? Che sfide sono? Puoi dirci qualcosa? Diciamo che ovviamente riguardano molto la mia sfera familiare. Ho una diavoletta di 9 anni che si sta affacciare nell'età adolescenziale, quindi voglio essere molto attento e molto presente. Voglio essere più presente a casa con mamma e babbo, che se lo meritano dopo questi 11 anni che gli ho dato un po' da tribolare andando su e giù per l'Italia. E quindi devo fare delle scelte. Quando non c'eri e non stavo in piedi, avrei voluto aggrapparmi a un ricordo soltanto per vivere e griderò forte, ma non starò meglio, cado ma in fondo me lo merito, il fondo è così gelido, no, tu no, tu no. Senti Ivan, c'è una persona che vuole salutarti. Ciao Ivan, tu lo sai che ti voglio tanto, tanto, tanto bene e diciamo che abbiamo le cose in comune, ma particolarmente l'amore per la danza, che la danza si salva anche la vita, vero? Allora, anche se tu hai preso la tua decisione, ma continua a ballare, io devo ricominciare. Ti voglio bene. Fantastica. Grande Caroline, che salutiamo, le mandiamo un bacio. Tu lo sai che anche Caroline combatte da tanto tempo contro una malattia. E mi è anche molto vicina, oltre a che è 10 anni che da quanto danzo mi dà tanta forza e mi sta aiutando per mettere in piedi questo mio ultimo battito di ali, perché io non posso smettere di ballare senza un ultimo grande ballo. E stiamo studiando qualcosina assieme. Forza, tesoro mio, forza. Lo sai che ti siamo vicini, che lo sai il bene che ti voglio. E io veramente confido in te. Ecco, vorrei usare questo verbo. Confido in te. Grazie. 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 Ti voglio bene. Grazie. Ciao, Ivan. E adesso è arrivato un grande campione a trovarci. E so che anche la tua battaglia, Ivan, è una battaglia non solo contro la malattia, ma a volte anche contro i pregiudizi, contro l'ignoranza, contro l'indifferenza. E colui, quello che noi stiamo per conoscere e presentare fra poco, si chiama Mattia Faraoni, è un grande campione italiano, però lui ha veramente...